Ciao a tutti, io sono Mary e benvenuti sul mio canale di viaggi Wild Earth, dove vi racconto dei miei viaggi e delle mie avventure in giro per il mondo. Oggi sono qua per darvi un po' di consigli su come affrontare un trekking di 13 giorni per raggiungere l'Everest Base Camp. Quindi vi darò un po' di consigli su come prepararsi prima di affrontare questo trekking e cosa portare nello zaino. Ovviamente questi sono dei consigli che possono essere applicati in qualsiasi trekking che si voglia fare qui in Nepal di così tanti giorni. Nello specifico vi parlo del mio, dell'Everest Base Camp, che ha delle condizioni molto particolari, tra cui l'altitudine e la temperatura che si abbassa notevolmente. Alcune cose da sapere prima di partire. Quando andare? La stagione migliore sicuramente è o la primavera o l'autunno. Io lo sto facendo in primavera. Il periodo invece stra sconsigliato da tutti è l'estate, perché fa caldo, dove c'è la neve si scioglie, quindi è un pochino più pericoloso, e anche perché è il periodo dei monsoni, quindi troverete un sacco di pioggia e umidità. Primo consiglio è decidete se volete farlo da soli o volete affidarvi a un'agenzia. Mi sono documentata molto e ho capito che in realtà potevo farla da sola. Ho preferito però, essendo la mia prima volta per così tanti giorni, affidarmi a un'agenzia, perché comunque sono esperti, mi avrebbero dato una guida che secondo me è un valore aggiunto per poter conoscere ed esplorare meglio un territorio così particolare e interessante. Nel mio caso ho scelto un'agenzia di viaggio che si chiama Nepal Social, che vi lascio giù in descrizione, e si occuperanno loro di prenotare i vari lodge dove starò a dormire in questi 14 giorni. Oltre alla guida avevo la possibilità di avere un porter. Chi sono i porter? Per trekking così lunghi e molto faticosi, infatti in questo trekking dell'Everest Base Camp si cammina dalle 7 alle 9 ore, il porter è colui che ti porta il tuo zaino pesante. È una pratica molto usata qui in Nepal. In realtà quando si prende un porter stai facendo una cosa buona, sia per te che hai un carico minore, sia per una persona che stai aiutando dandogli del lavoro. Il mio consiglio comunque è, se si vuole assumere un porter, di non caricare lo zaino oltre i 10-12 kg. Comunque io ho preso un porter e quindi andrò con due zaini. Il primo zaino è quello con cui sono venuta in Nepal ed è da Ferrino. Questo l'ho preso su Amazon, vi lascio il link in descrizione se volete lo stesso. Sono veramente soddisfatta di questo zaino, è gigantesco, ma soprattutto è veramente comodo. Questo è uno zaino da 70 litri. Qui metterò praticamente tutto quello che adesso vi farò vedere, mentre in questo più piccolo da 30 litri lo porterò io e metterò le cose necessarie che mi serviranno durante la camminata. Il secondo consiglio è, se non avete la vostra attrezzatura da trekking, vi conviene comprare l'attrezzatura proprio qui in Nepal, esattamente a Kathmandu. Se si vuole fare questo tipo di trekking, sicuramente il primo luogo dove arriverete è Kathmandu, e a Kathmandu ci sono veramente tantissime agenzie, avrete veramente l'imbarazzo della scelta, oltre che tantissimi negozi dove poter comprare l'attrezzatura. Se avete la vostra, venite con la vostra, altrimenti vi consiglio di non comprarla in Italia ma di comprarla direttamente qui, perché si risparmia veramente tanto e soprattutto hanno materiale di buona qualità. Oltre al fatto che in questi negozi c'è la possibilità di affittare attrezzature ingombranti come il sacco a pelo, giacche e piumino, bastoni, eccetera. Il terzo consiglio è preparatevi un pochino prima con l'allenamento. È un trekking che può essere affrontato tranquillamente da chiunque abbia buona salute, ma è molto faticoso. Quindi il consiglio che vi do è di allenarvi un mesetto prima, semplicemente facendo camminate molto lunghe, soprattutto con un allenamento aerobico, in particolare per allenare il fiato. Salendo su i 5000 non è tanto la fatica nel camminare, ma sicuramente la mancanza un po' di ossigeno, quindi meglio essere preparati a livello
di resistenza polmonare. 4. Everest Base Camp è uno dei trekking un po' più impegnativi rispetto a tutti i trekking che potete trovare qui in Nepal. Soprattutto nell'Everest Base Camp si affronta il discorso altitudine. Si sale veramente in alto e già dal terzo giorno si possono presentare sintomi del mal di montagna. Dipende da persona a persona. C'è chi sviluppa il mal di montagna, chi non lo sviluppa per niente. Anche persone molto forti potrebbero soffrire di mal di montagna. Si presenta con mal di testa, nausea, perdita di appetito, spossatezza. Se i sintomi non passano entro le 24 ore, bisogna scendere di altitudine. Quindi bisogna tornare indietro finché non si sta bene. Non è da sottovalutare, perché ci sono dei rischi molto pesanti a livello del corpo se non vengono ascoltati questi sintomi. Quindi nel momento in cui state male e dovete continuare e salire su, per favore fermatevi, abbiate cura della vostra salute. Altri consigli che mi hanno dato per evitare la mountain sickness è bere tanta acqua, poco alla volta durante tutto il trekking. Idealmente bisognerebbe consumare 4 litri d'acqua al giorno. Un'altra cosa fondamentale che mi hanno suggerito, soprattutto quando si arriva a certe altitudini, è cercare di forzarsi nel camminare un po' più lenti. Quindi non abbiate fretta di arrivare subito al punto di arrivo, prendetela veramente con molta calma. Tanto quello che avete attorno è un paesaggio meraviglioso, prendetevi anche il tempo per fare le foto, per stare tranquilli, per camminare con serenità, per godervi proprio il viaggio. Un altro consiglio, che non è per niente scontato, è portatevi la vostra carta igienica, perché nei lodge sarà veramente molto difficile trovare la carta igienica. Compratela prima e non dimenticatela. Sempre riguardo l'igiene, alcuni lodge hanno la possibilità di avere delle docce, ma più salite più queste comodità non ci saranno, quindi sarà anche molto difficile che troverete dove potervi lavare. Più si va su più farà freddo e il riscaldamento non esiste, quindi dovrete probabilmente lavarvi con l'acqua molto fredda. Il mio consiglio è proprio quello di comprarvi delle salviettine per pulirvi. L'altro consiglio è: avrete la possibilità di comprare delle bottigliette d'acqua nelle varie tappe dove andrete a dormire, dove ci saranno dei paesi e dei lodge, ma durante il percorso, se doveste finire l'acqua, dovrete andare a prendere a fonti d'acqua di montagna. In questo caso dovrete assolutamente assicurarvi di purificarla. Come? Lo potrete fare acquistando queste acqua tubs, che sono delle pastiglie per purificare l'acqua. Saprà un po' di cloro, è normale, però almeno siete sicuri che non vi imbattiate in batteri, e per cui poi starete male sicuramente durante il percorso, e in quel caso lì altro che carta igienica. Un altro consiglio è: portatevi la crema solare e degli occhiali da sole UV. Stiamo andando a delle altitudini incredibili, potrete trovare anche neve, quindi è assolutamente necessario avere un'ottima crema solare. Io ho preso la 50, a queste altezze non si scherza, soprattutto anche gli occhiali, perché se doveste avere il sole che riflette soprattutto sul bianco della neve o sul bianco delle rocce, ci sono molte persone che hanno avuto dei problemi di bruciatura della cornea e non è molto divertente. Altri consigli un po' sparsi possono essere: ovviamente non ci sono tipo delle lavanderie, dovrete lavare tutto a mano, quindi il mio consiglio è: non state a perdere tempo a lavare, portatevi esattamente la biancheria che vi serve per tutti i giorni che starete a fare il trekking. Come buon materiale vi consiglio anche degli indumenti intimi in lana merino, che riscaldano ma soprattutto sono anti odore. Ho scoperto in questi giorni, andando a fare un po' di acquisti, molti negozianti mi hanno detto proprio che la lana merino ha questa particolarità, e infatti vendono tantissime calze di lana merino come queste. Le ho pagate 750 rupie nepalesi e sono fatte di lana merino. Non
non dimenticate di portarvi anche un kit di pronto soccorso. Se andate con un'agenzia, questo kit di pronto soccorso probabilmente lo hanno loro e non dovete preoccuparvi, secondo me, di portare proprio un po' il minimo indispensabile, come i cerotti, medicine tipiche che avete anche in casa, tipo per il mal di testa, il mal di stomaco, il mal di gola, le pomate per il mal di dolori muscolari, insomma queste cose qua. Passiamo invece adesso a che cosa metterò dentro lo zaino e quali sono gli indumenti che porterò per questo trekking. Sicuramente mi porto dietro una borraccia termica dove sciogliere poi le pastiglie con l'acqua. Deve essere almeno di un litro, perché una pastiglia deve essere sciolta almeno in un litro d'acqua. La luce che sicuramente serve nel caso appunto diventa sera, non c'è poca luce, e questo qui è un alleato perfetto. Degli occhiali con protezione UV. Yeah. Come vi dicevo, soprattutto più si va in alto, più c'è la possibilità di trovare neve, rocce molto bianche, e tante persone si sono bruciate la cornea, quindi è molto importante avere degli occhiali con filtro UV o polarizzate. Salviettine per pulirsi, lavarsi nel caso non ci sia la doccia o comunque l'acqua è gelida e non avete voglia di pulirvi con meno 10 gradi fuori e l'acqua ancora più fredda e ghiacciata. In alternativa della borraccia potete anche acquistare questo, che praticamente si riempie di acqua, si mette dentro lo zaino. Alcuni zaini di trekking hanno proprio un buchino dove far passare praticamente la cannuccia. Praticamente quando tu stai facendo il trekking e hai bisogno di bere, e c'è bisogno di bere frequentemente, senza dover stare lì a toglierti lo zaino, prendere la bottiglia, cioè super facile, dalla cannuccia bevi un po' alla volta e in questo modo ti idrati. Il bastone per il trekking, io ne ho preso uno, secondo me uno è sufficiente. Il sacco a pelo. Un altro consiglio è, durante questo trekking portatevi un buon sacco a pelo, perché quando andrete a dormire nei lodge sicuramente non avranno il riscaldamento, vi daranno sicuramente delle coperte ma non è abbastanza. Se non ce l'avete, fate come me, andate ad affittarlo in uno di questi negozi di trekking a Kathmandu. Prezzo giornaliero per un sacco a pelo a meno 20 gradi, 100 rupie al giorno, che corrispondono più o meno a 70 centesimi. Pantaloni da trekking, io ne porto 3 più 2 pantaloni da mettere sotto termici. Uno leggero, comodo, che si può anche aprire qua e diventano praticamente dei pantaloncini corti. Ho preso questi pantaloni che sono un po' più tecnici e un po' più pesanti, e poi ecco un pantalone termico da mettere sotto, e anche felpato, l'ho provato, tiene super caldo. Come vi spiegavo, calze in lana merino per tenere caldo e asciutto il piede, alcune magliette di materiale tecnico, per esempio io porto alcune tipo così, che asciugano dal sudore, alcune invece sempre materiale tecnico ma un pochino più pesante, con le maniche lunghe, e una sempre con materiale tecnico ma termico, quindi un po' felpato all'interno. Cappellino di lana, cappellino con visiera, guanti, qualcosa tipo sharp, sono perfetti per esempio questi giracolli di pile, puoi usare come sciarpa o in alternativa anche come copri orecchie. Delle belle felpe di pile da indossare sopra, quindi ci vestiamo a cipolla, canottiere intimo, mutande, calze, a voi la scelta. E poi gli ultimi due pezzi forti, una bella giacca calda piumino che vi scalda. A Kathmandu comunque si trovano tantissimi tipi di piumino, anche a seconda del track che andate a fare vi suggeriranno quale prendere, e ci sono anche di varie qualità. E poi una giacca con tecnologia Gore-Tex, mi raccomando, questo per proteggervi dalla pioggia o dalla neve.
e io la prenderei anche di una misura abbastanza large da mettere proprio sopra il piumino, in questo modo. Così siete protetti dal freddo, pioggia e vento. Perfetto. Oltre a questo ho comprato degli snack, tra cui anche delle barrette cereali e frutta secca e anche delle barrette di cioccolato per darmi energia. E credo sia tutto. Spero tantissimo che questo video vi sia utile. Se avete già fatto questo trekking e avete altri suggerimenti, potete scriverli nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Namaste!